Tornati in studio, continuiamo a parlare della giornata di ieri, della crisi politica, della votazione in Senato che il governo ha superato. Ha superato però di misura soltanto con la maggioranza relativa e non assoluta dei senatori. Il Corriere della Sera stamattina titola "Fiducia a Conte ma con 156 voti". Buongiorno Luciano Fontana, direttore del Corriere. Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, questa avversativa dice tutto, dice della situazione fragile che si è creata con soli 156 voti. Secondo lei, direttore, che scenario si apre a questo punto? Sì, io credo che quella che si è chiusa ieri sera in una maniera anche convulsa per alcuni aspetti drammatica sia solo il primo tempo di questa crisi. Conte è riuscito ad evitare la spallata di Renzi, a non dimettersi, ad avere una fiducia con una maggioranza relativa, ma sia il Presidente del Consiglio che i partiti che lo sostengono, in particolare il PD e il Movimento 5 Stelle, sanno che con una maggioranza così fragile è difficile governare in una situazione normale, figuriamoci in una situazione come l'attuale in cui si deve fronteggiare una pandemia e si devono mettere a punto ed eseguire progetti per la ripresa e la rinascita del Paese. Io credo che quindi i prossimi 15-30 giorni saranno decisivi per capire se Conte ha la possibilità di ottenere altro sostegno, soprattutto dai senatori, se nasce questo famoso raggruppamento moderato che dovrebbe essere la quarta gamba del governo, o altrimenti credo che la crisi si aggraverà e probabilmente ci sarà un passaggio con il Quirinale, un passaggio di dimissioni che porterà a scenari diversi, dalla formazione di un nuovo governo o a elezioni anticipate nell'estate. Direttore, dal suo punto di vista, la posizione di Italia Viva a questo punto, secondo lei, potrà essere recuperata? Perché insomma, ieri abbiamo sentito Casini auspicare, diciamo, in una soluzione che vada in questa direzione, e però a fronte, diciamo, della durezza con cui si sono espressi sia Matteo Renzi che poi Teresa Bellanova, Italia Viva ieri si è astenuta. Quindi sì. La mia domanda è, cioè, l'avversione del Partito Democratico, del Movimento 5 Stelle, come dire, la già dice come andranno le cose, cioè che Italia Viva verrà mantenuta fuori, oppure questa serie di elementi, l'astensione da una parte, l'auspicio, insomma, che Italia Viva rientri, potrà fare in modo che, diciamo, la soluzione in questo senso si possa adottare? Ma i toni usati ieri sia da Matteo Renzi che dal Presidente del Consiglio nella sua replica non fanno pensare che un recupero e un nuovo accordo tra Italia Viva e la maggioranza del governo sia possibile, soprattutto in tempi brevi. Naturalmente c'è un'azione diversa che soprattutto il Partito Democratico sta cercando di condurre, che è quella di sottrarre Italia Viva un pezzo del suo gruppo parlamentare, soprattutto al Senato, perché il Partito Democratico sa che alcuni senatori di Italia Viva sicuramente non hanno ben capito la durezza delle mosse di Renzi e sarebbero più disponibili ad appoggiare questa maggioranza. È una partita tutta in corso, certamente Conte e i partiti che lo sostengono hanno bisogno, come dire, tra virgolette, di inventare qualcosa se vogliono andare avanti, e naturalmente la trattativa con Italia Viva, che ha fatto parte organicamente di questo governo per più di un anno, è una delle possibilità, una possibilità adesso molto stretta però al momento. A proposito di situazione infragilita, diciamo, del governo, dall'Europa continuano ad arrivare segnali di preoccupazione, avvertimenti, diciamo, anche gli interlocutori più benevoli, come può essere il commissario Gentiloni, avvertono che sul recovery plan non è che possiamo scherzare, che bisogna presentare in tempo dei progetti accettabili. In questa situazione che cosa ci possiamo aspettare nel confronto con l'Europa?
Ma i segnali che ci stanno mandando in queste ultime settimane sono molto netti e precisi, anche perché l'Europa ha messo in campo un impegno molto importante, ma soprattutto ha messo in campo un impegno che prevede un debito comune europeo, un'apertura di fiducia all'Italia, cosa che non c'era stata negli ultimi anni. L'Europa è un po' in bilico tra il sostegno ad una maggioranza di governo come quella italiana, che sicuramente ha messo in campo una svolta europeista, e Conte lo ha detto anche in una maniera molto netta nel suo discorso e nella sua replica, ma d'altra parte sa che in una situazione fragile possono arrivare progetti non adeguati e soprattutto i soldi possono essere spesi, come purtroppo è accaduto spesso in Italia, in mille rivoli e non per progetti che davvero cambino il volto del paese, lo modernizzano, lo rendano più competitivo. Io credo che da questo punto di vista la maggioranza, semmai si allargherà o una nuova maggioranza, dovrà dare garanzie assolute, altrimenti il rischio che tutta la questione dei fondi europei si impantani in lungaggini, in discussione e anche blocchi da parte dei paesi più ostili all'Italia sia molto concreta nei prossimi mesi. In un passaggio del suo intervento in aula, il Presidente del Consiglio ha sottolineato la questione, si è speso per la questione del Sud, ha detto: se non corre il Mezzogiorno non corre l'Italia. Allora, direttore, ci vediamo questo servizio che arriva dalla Sicilia e della nostra Claudia Antinoro, che ci racconta di una situazione fragile e poi ne parliamo. Noi lavoriamo, io mi sento fortunata perché molta gente purtroppo, chi ha perso il lavoro, le aziende purtroppo molte sono andate in crisi. Noi lavoriamo il pesce seguendo le antiche ricette tradizionali e li proponiamo sia al canale dei supermercati ma anche al canale della ristorazione. Quanti dipendenti avete? Allora, attualmente che lavorano nello stabilimento produttivo sono 28, poi ci sono un'altra quarantina di dipendenti dislocati su tutto il territorio nazionale perché forniamo i supermercati a livello nazionale. Nel primo lockdown di marzo purtroppo siamo stati costretti ad attivare la cassa integrazione. Purtroppo molti dei contratti che erano a scadenza a fine giugno e a fine settembre non sono stati rinnovati. Con la chiusura del ristorante e quant'altro abbiamo perso una bella fetta di mercato e quindi una bella fetta di produzione. Per fortuna siamo riusciti a riadattarci con lo spirito di sacrificio di tutti. Abbiamo lanciato un e-commerce che ci ha consentito anche di fare la vendita online. Ci sarebbe bisogno nell'immediato di avere ristori. Poi ci vuole un piano di sviluppo serio, importante, ma soprattutto mettere le aziende in condizioni di avere una minore pressione fiscale, la detassazione del costo del lavoro, cioè condizioni per cui possiamo lavorare in serenità senza avere problemi. Direttore, il marzo è già domani, diceva ieri il Presidente del Consiglio, nel senso che a marzo, quando finirà il blocco dei licenziamenti, insomma, rischiamo veramente una pandemia sociale. Ma sì, il servizio descriveva perfettamente la situazione in cui si trovano decine di migliaia di aziende sospese tra la possibilità di ripresa, l'attesa di ristori e difficoltà enormi che possono arrivare per le aziende stesse e anche per i lavoratori. Ricordavi la fine del blocco dei licenziamenti. Allora, in questa situazione naturalmente nessuno vuole una crisi di governo e nessuno vuole elezioni, perché dobbiamo affrontare cose molto molto importanti e serie, prima di tutto la campagna vaccinale, poi la situazione di migliaia e migliaia di lavoratori e di aziende, ma nessuno però vuole anche un governo che non sia in grado di affrontare queste situazioni, che abbia la forza di fare le scelte giuste, che le possa portare in Parlamento, che siano sostenute e soprattutto sia in grado di metterle in esecuzione, cosa che per mille problemi burocratici e no, negli ultimi mesi non è accaduto. Quindi ci troviamo di fronte a un bivio. Io credo che il governo abbia la responsabilità
di mettere in campo qualcosa di forte, energico, unitario, possibilmente allargandosi anche alle forze di opposizione più responsabili per affrontare una situazione che sarà nei prossimi mesi ancora più preoccupante. Senta direttore, come dice, scrive oggi Marzio Breda sul vostro giornale, la vera sfida per Conte comincia adesso ed è veramente da far tremare vene e i polsi. Ieri nel suo discorso, insomma, al netto diciamo di passaggio in cui si è rivolto direttamente al senatore Renzi, e come dire, è sembrato di rilevare anche dei passaggi programmatici, no? Quando ha parlato della riforma del titolo quinto, quando ha parlato ha riparlato di legge elettorale e della modifica verso un proporzionale. Sono appunto contenuti del progetto del rinnovo del patto di legislatura, oppure come dire sono stati dal suo punto di vista degli elementi insomma che in qualche modo parlavano ai prossimi volenterosi responsabili al fine di allargare questo perimetro della maggioranza? Sì, Conte ha offerto una prospettiva e alcune riforme che dovrebbero aiutare la costituzione di questo famoso e futuribile gruppo, prima parlamentare di moderato e poi eventualmente un raggruppamento che si presenta alle elezioni. Naturalmente il proporzionale difende la possibilità che questo gruppo abbia un futuro. Sul tema delle riforme costituzionali sarei un po' più scettico, perché un Parlamento e una maggioranza che non riesce a affrontare con difficoltà, affronterà con difficoltà le commissioni e anche l'ordinaria amministrazione, mi sembra molto difficile possa mettere in campo riforme che hanno bisogno di un coinvolgimento molto largo del Parlamento. Io credo che però la sfida di Conte nei prossimi mesi si gioca sulla capacità sia di aggregare ma soprattutto di mettere in campo quelle misure sia sanitarie per quello che riguarda soprattutto la vaccinazione, ma economiche per quello che riguarda le difficoltà di imprese e lavoratori, che sono le vere riforme e le vere scelte che il Paese si attende. Cioè c'è un gioco rivolto al Palazzo, ma soprattutto c'è un'enorme risposta che bisogna dare al Paese e all'opinione pubblica. Grazie al direttore Luciano Fontana per essere stato con noi. L'aspettiamo a Roma, direttore, quando vuole. I nostri studi sono aperti.